su bei monti che noi andremo. Cari amiche e cari amici, a tutti il più cordiale saluto, sempre con il ringraziamento per essere assieme questa sera, sempre con la consueta speranza di trovarvi in serenità e buona salute. Dalla musica di fondo, questa sera ritorno più giovane, ritorno fra gli alpini. L'occasione di questo momento è dato dal museo all'aperto del Freikofel, collegato al museo della Grande Guerra di Timau, opera dell'Associazione degli Amici delle Alpi Carniche. È sempre un piacere, una soddisfazione trovarci a parlare di questa grande realtà. Ormai è veramente una grande realtà, anche se magari qualcuno potrà esprimere qualche riserva, ma è giusto anche che venga espressa qualche riserva. Per vincerla basta solo fare come abbiamo fatto noi in questi giorni, salire il monte Freikofel, andare a vedere e andare a constatare de visu quello che gli amici che vengono dalla Carnia, dal Friuli, ma anche da lontano, stanno facendo. Ecco, intanto che vi sto parlando, stanno scorrendo delle immagini che dal passo a cavallo portano in cima al monte Freikofel. Ritorniamo a noi, fra queste persone, fra questi volontari che hanno accettato di vivere questa esperienza, io ve li presento. Sono amici, sono alpini che vengono dalla sezione ANA di Novara. E comincerei subito dopo il direttore del Museo della Grande Guerra, Lindo Unfer, che sicuramente non lo presento perché lo conoscete benissimo. Passerei subito a Greppi Alfredo, già alpino del 3° Reggimento Alpini, quindi piemontese. Poi abbiamo Faraboni Alberto, che è un amico degli alpini, ma che con tanto spirito, visto che si è dichiarato amico degli alpini, si è buttato in questa avventura, lui amante del mare, subacqueo. Poi vi racconterà lui, ma chi me l'ha fatto fare di venire quassù. E poi Leonardi Luciano, invece alpino del 2° Reggimento Alpini. Ecco, prima di ritornare a vedere le immagini, io vorrei scambiare qualche chiacchiera, qualche così impressione con gli amici che oggi sono scesi dal Freikofel, e chiedere a loro subito: ma Novara è un po' distante come sede dal monte Freikofel, dall'estremo est della Carnia centrale. Come è nata questa idea, questa esperienza di arrivare qui in Carnia e precisamente a Timau? Sì, questa idea è nata 4 anni fa, in quanto alla sezione di Novara, più precisamente il gruppo alpini di Novara, si era gemellato con gli alpini di Ampezzo. Per quale motivo? Ad Ampezzo è ancora vivente un alpino, posso dire anche il nome, Bearzi Guerrino, che aveva visto morire sul fronte greco-albanese, precisamente sul Golico, il suo capitano, che si chiamava capitano Mario Fregonara, a cui è dedicata la medaglia d'oro della nostra sezione. Sull'alpino è uscito circa 5 anni fa una lettera all'alpino chiedendo se era ancora vivente, da parte del gruppo di Ampezzo, chiedendo se erano ancora in vita parenti del capitano Mario Fregonara. Avendo letto questa inserzione,
come gruppo di Novara ci siamo messi subito in contatto con il gruppo di Ampezzo e siamo stati a trovare personalmente l'alpino Bearzi Guerrino. Da lì è nata l'amicizia col gruppo di Ampezzo. Gruppo di Ampezzo che l'anno seguente ha iniziato, o mi sembra che operasse già 4 anni fa sul Fraikofen. Infatti, a una mia visita, durante una visita a Udine, sono stato personalmente ad Ampezzo. Il capogruppo mi disse che alcuni amici alpini si trovavano sul Fraikofen. Chiesi dove si trovava questo Fraikofen, Timau. Con l'auto da solo sono arrivato in questo punto della vostra bella Carnia che non conoscevo. Da solo avevo una cartina, sono salito, ho fatto una sorpresa dalla vetta, loro stavano costruendo il primo ricovero, l'attuale ricovero che mi sembra fosse adibito a locale infermeria, mi sembra, Stronfe. È stata una grande sorpresa per me presentarmi e loro vedermi sulla cima del Fraikofen, non avrebbero mai detto che un piemontese di trovarlo lì. Niente, ho visto questo entusiasmo di questi ampezzani, la montagna mi è piaciuta subito, io sono amante della montagna da quando ero ragazzo, le montagne carniche mi hanno affascinato sotto l'aspetto, diciamo, anche di struttura, che sono completamente diverse dalle nostre Alpi occidentali. E poi bisogna tenere conto che io ho anche metà del mio sangue e metà sangue friulano, in quanto mia madre era friulana. Mi parlava della Carnia quando lei era giovane, veniva su in Carnia con sua madre, e quindi forse ho anche dei ricordi che sono dentro di me. Quindi è un'esperienza nata così, veramente casuale, un Casuale, incontro con gli amici di sì. Certo. Ampezzo, con i carissimi alpini di Ampezzo, con i quali abbiamo condiviso parecchie esperienze. Benissimo, 4 anni fa è nato questo, e quindi è È partito partito. questa esperienza, questo lavoro sul campo. Sì, gli amici di Ampezzo sono stati da stimolo. L'anno seguente io ho cercato a Novara di divulgare, andiamo su a lavorare anche a noi. È utile perché bisogna ricordarsi dei nostri guai se non ci ricordiamo del sacrificio di chi lassù si è immolato per noi. Infatti davanti al sacrario di Timau c'è scritto che il sacrificio di questi uomini è stato quello, il beneficio nostro. Quindi credo in queste cose, ho divulgato un po' le notizie, ma è un po' dura, insomma, muovere delle persone da Novara, però il nostro amico Luciano subito è venuto con me, infatti questo è il terzo anno che siamo assieme. L'anno scorso eravamo in quattro, purtroppo gli altri due non hanno potuto venire per vari motivi e quest'anno è venuto Alberto con noi e quindi prima volta due, primo anno due, quattro il secondo anno e tre il terzo anno. Speriamo di avere nel prossimo futuro altre persone piemontesi. Benissimo, io ve lo auguro anche Grazie. in un modo abbastanza interessato, se mi permettete, ma tant'è. Passerei Leonardo e Luciano. Come hai vissuto quest'anno l'esperienza? Cosa ti è Guardi, io sono sembrato? sempre entusiasta della Carnia perché mi è piaciuta moltissimo. Tant'è vero che con il nostro caro Alfredo è il terzo anno che frequento la Carnia e lo faccio volentieri, trovo che sia uno stimolo di continuare. Per me, che sono un abitante delle Risaie, perché il mio gruppo è proprio nella Risaia completa, e risalire in Com'è montagna è. che si dice alpini di Palù? Alpini di Risaia, mi sa. Alpini di Risaia, Alpini di Risaia. Però, ad ogni va bene, dai. modo, il mio gruppo è un gruppo abbastanza buono, anche se siamo un paese di 950 persone, siamo 50 alpini iscritti. Anche se siamo della Risaia, dunque, perché anche nelle Risaie ci sono Infatti gli onore. alpini. E così, infatti, abbiamo incominciato la prima volta che Alfredo ha fatto una gita qua al museo di Timau e siamo venuti con le nostre famiglie, abbiamo Certo. conosciuto il signor Unfer, abbiamo visto così e ad agosto ci siamo presentati a prestare la nostra opera volontariamente. È una cosa che si vede che mi è entrata nel cuore perché è il terzo anno che lo faccio e lo partecipo con Con tutto il passione. cuore. Benissimo, adesso andrei ad Alberto. Andrei ad Alberto che è la prima esperienza, così per scherzo, per celia, l'ho presentato come una persona di mare,
il suo sport preferito è la vela, il fare subacqueo, eccetera, e quindi ha altri indirizzi e quindi ha affrontato di brutto quest'anno la montagna. Cosa ne hai ricavato? Così, le prime impressioni all'inizio. È stata un'esperienza positiva al massimo, direi. Non credevo di potercela fare perché è la prima volta che mi avvicino alla montagna e all'arrampicata. Però quando sono stato in vetta, aiutato dagli amici Alfredo e Luciano, mi si è riempito il cuore e godevo di questa cosa, anche se le gambe mi tremavano e mi facevano male da impazzire. All'inizio succede a tutte cose. Sì, me l'hanno detto. Però, come dico, è stata un'esperienza positiva. Poi il fatto di vedere i posti dove è avvenuta questa guerra, insomma, mi sono emozionato. Sì, anche perché Freikofel è veramente un posto molto particolare, sì, rispetto a tutti gli altri luoghi. Io avevo mio padre che aveva combattuto però sul Carso, essendo un ragazzo del 99, e sono venuto su anche per lui, anche se non siamo non sul era Carso. Di questa parte, certo. Beh, è commovente questo pensiero. Lindo, terzo reggimento, secondo reggimento, cosa ti dicono questi nomi sul Freikofel? Beh, è anche il caso volle che proprio dei piemontesi appartenenti al secondo e al terzo reggimento siano giunti qui da noi a operare sul Freikofel proprio dove avevano combattuto i loro nonni, i loro padri, perché specialmente il terzo reggimento tra il 6 e il 10 giugno del 1915, quando la cima passò ripetutamente di mano, vi operò il battaglione Valvaraita, una lotta epica, sanguinosissima, che il comandante nel dopoguerra, in un suo diario, definì una cosa orrenda, perché finita la battaglia, tutta la cima era letteralmente ricoperta di cadaveri, in prevalenza austro-ungarici, ma tantissimi giovani, specialmente ungheresi, perché avevano mandato su nell'ultimo disperato tentativo di riprendersi la cima ben 5 battaglioni di giovanissimi 17-18 anni. I nostri alpini, appunto quelli del Valvaraita, sapevano che se mollavano il giorno dopo avrebbero dovuto ritornare su, e hanno resistito, hanno tenuto duro. Infatti gli austriaci ad un certo punto hanno desistito dall'attaccare. Finita la lotta, come ho detto poc'anzi, era una cosa, uno spettacolo terrificante. Non si vedeva spuntare più un sasso, un ciuffo d'erba, tutto era letteralmente ricoperto di morti, le grida disperate dei feriti. Tant'è vero che è un sito sempre dalla parte nord della vetta che ancora al giorno d'oggi viene chiamato la valletta dei morti, perché man mano che questi poveri ragazzi ungheresi e qualche austriaco si affacciavano sull'orlo di quota, venivano falciate dalle nostre mitragliatrici e rotolavano giù per una placca rocciosa, spermandosi poi in un piccolo avvalamento dove a fine battaglia erano mucchiate a centinaia. E lì possiamo dire che ancora al giorno d'oggi sono ancora decine e decine di morti ancora sepolti, perché poi intervenivano le artiglierie o dall'una parte o dall'altra. I morti non potevano essere raccolti, le artiglierie sollevando il terriccio, sollevando il materiale, ricoprivano i cadaveri e quelli che sono coperti sono ancora lì
Tant'è vero che negli ultimi anni ne abbiamo recuperato 5. E su Fraikofel, dalla 39 in avanti, sono state recuperate più di 70 quando si andava a recuperare la ricerca di materiale vecchio. E abbiamo anche trovato delle scritte, dei graffiti, ecco, una cosa importantissima. Lì dove abbiamo il campo base, dove sono gli alloggiamenti, abbiamo avuto la grandissima fortuna di trovare ancora ben conservata la cisterna idrica con ben 5.000 litri d'acqua. E chi l'ha costruita? L'hanno costruita proprio quelli del terzo, perché lì erano, oltre gli alloggiamenti, oltre l'infermeria da campo, l'alloggio ufficiale, la mensa truppa, eccetera, avevano, infatti noi vediamo sulle vaschette terzo alpini, eccetera, eccetera, e poi anche sulle rocce. E vediamo addirittura su una roccia, questo qui senz'altro è del secondo, sopra la galleria che voi avete ripulito, un graffito immenso con scritto viva il 79, viva questo, viva quest'altro, anche il nome di un alpino, con scritto anche Bordonecchia, il che significa che era del secondo. Ecco, ci ritorniamo poi magari con le immagini e andiamo a puntualizzare questo. Ringrazio Lindo per le precisazioni storiche, ma lui è la memoria storica sia del museo che dell'Associazione degli Amici di Alpi Carniche. Io adesso darei il via alle immagini e andrei a vedere che cosa hanno fatto i nostri amici della sezione ANA di Novara, che sono arrivati. Faccio solo una piccola precisazione: le prime immagini che avete visto le eredi delle portatrici carniche, le moderne portatrici carniche, perché erano pieno di carico che serviva poi per gli alpini a lavorare in quota. Qui siamo nel versante, ecco, qui siamo al campo base, e Lindo ci vuole illustrare che cosa sta avvenendo in questo momento. Ecco, noi abbiamo diviso i volontari, in quel giorno eravamo su in 25, a ognuno venne affidato un compito specifico. Agli amici qua di Novara gli abbiamo dato il compito della ripulitura delle gallerie che abbiamo percorso anche qualche ora fa assieme, e anche di ultimare l'ingresso della mensa dei signori ufficiali, lo dico così tra virgolette perché così, è scritto. E proprio lì all'ingresso noi poco fa abbiamo visto anche un grandissimo fregio alpino della 12ª compagnia del Tolmezzo. Devo precisare che quel fregio è stato restaurato da Plosner Luciano di Timau, che è andato su per ben 3 giorni a lavorare con tantissima pazienza a ricostruire l'aquila e tutto quello che c'era. Ma loro hanno provveduto, hanno fatto un lavoro enorme all'interno della galleria, liberando tutti i detriti che c'erano e anche predisponendo la galleria stessa per agevolare il transito un domani anche dei visitatori. Ecco, qui vediamo invece questo signore qui in Englaro, Maurizio Di Paluzza, che sta facendo il muretto di protezione dove dovrebbe venire prossimamente il gabinetto, la latrina militare, perché poc'anzi avevamo visto quella garitta, abbiamo visto che è una cosa, non dico oscena, ma è un pugno in un occhio un per una montagna, no? Questo invece è il colonnello Mati di Timau, anche lui vediamo senza essere comandato, di solito si dà da fare in una maniera encomiabile, appunto per predisporre anche la stradicciola per poter raggiungere un domani lì il gabinetto.
Poi, se andiamo oltre, quello che vediamo in questo edificio qua invece era la mensa truppa, che adesso è stata riattata, rimessa a posto, resa confortevole anche come cucina, come mensa ed eventualmente anche come dormitorio in caso di necessità. Ecco qui, questa qui è una portatrice moderna di Timau che ha faticato portando su un pesantissimo carico di viveri. Signore con la camicia azzurra, il signor Lino Placciotta, praticamente che è responsabile del museo all'aperto. Lino Placciotta è un personaggio, diciamo, di cui non si può fare a meno, perché sa fare tutto. Il dottor De Stabile, che è il nostro vicepresidente, che è il titolare del ristorante di Montecroce, per definire Lino Placciotta ha detto: secondo te cosa si può dire di Lino Placciotta? Ha trovato la soluzione magica. Ha detto a Lino Placciotta: dategli un pezzo di fil di ferro, lui da quel pezzo lì vi fa fuori una corazzata. E lì è tutto. Ecco, vediamo un pochettino. Ecco, questi sono di Ampezzo, sì, dell'Ana di Ampezzo. Stanno sistemando adesso il tetto dell'alloggio ufficiale. Questo qui pure di Ampezzo, che sta provvedendo a chiudere dei tratti di muratura che purtroppo sono a secco e di tanto in tanto crolla. Ecco, qui invece abbiamo quel bellissimo fregio che è stato ristrutturato, come detto prima, da Plossner Luciano. Subito a destra, dove c'è il muro, e lì c'è l'ingresso, ecco qui, ecco, abbiamo messo la targa, lì il riatto dell'Ana di Novara, il restauro fatto da Plossner Luciano. Ecco, vediamo. Poi abbiamo provveduto anche, come vedi Cattelan, anche la protezione con un tettuccio. In modo che si conservi, ecco, ci sia un riparo dalle intemperie. Ma un tettuccio impiegando, diciamo, la mia materiale d'epoca. Ecco, quella è la famosa scritta tutta incisa nella viva roccia, dove c'è scritto anche Bordonecchia. Quella è un'uscita delle tante delle grandi gallerie che abbiamo percorso. Vediamo un po'. Alberto, di quelle gallerie sei entrato, cosa ti è sembrato lavorare lì dentro? In un primo momento sono rimasto impressionato nell'entrare in una galleria, perché avevo visto delle ossa sparse e pensavo di avere trovato dei reperti di umani, invece poi si trattava di ossa di animali, di pecore, eccetera. Però ho lavorato volentieri perché ero assieme all'amico qua che vediamo, di Gradiscutta, che mi ha aiutato molto, e agli altri amici di Greppi e Luciano, Alfredo e Luciano. Mi sembrava di essere diventato minatore, a dir la verità. Si dà un po' quell'impressione, perché sono gallerie che non finiscono mai, sì, e poi si intersecano continuamente, esatto, e poi cambiano continuamente direzione, e più delle volte, le prime volte ti perdi lì dentro, perdi l'orientamento. Esatto, ci vorrebbe il filo d'Arianna, quello che usiamo noi subacquei quando entriamo in galleria, ecco, nelle grotte, sotto il mare, sì. Sì, a proposito di reperti umani, di ossa, che ha detto qua l'amico, cosa? In effetti sul Freikofel se ne trovano tantissimi di resti umani. Anche lì dove ha scavato, abbiamo visto prima che c'era il colonnello Matic ed Englaro,
abbiamo riposto su un masso decine e decine di vertebre, di carpi, metacarpi, di collo, perché purtroppo quando finiva la battaglia si limitavano a raccogliere, diciamo, i corpi che erano interi per portarli a valle, ma tutto il resto, le mani, i piedi, quella roba lì rimaneva in giro. Poi... Lindo, io so che tu non la siamo perché sai che sono un po' superstizioso. Niente, diciamo invece, no, a parte gli scherzi, diciamo invece l'opera che stanno facendo, cioè questo di pulire, non è una volontà di dire perché sia tutto bello, sia tutto in ordine, è che riportare allo stato originale c'è la possibilità, scavando nella terra, in tutto quello che si è sedimentato nel frattempo, c'è la possibilità di trovare molti altri reperti che sono testimoni muti ma fedeli di questa pagina di storia straordinaria che è stato il Monte Freikofel. Ecco anche la vetta con il doppio pennone, bandiera italiana e bandiera austriaca, vetta che poi è stata oggetto anche di altre trasmissioni, parecchio evidenziata da Lindo Unfer, perché dei vandali si sono permessi, nonostante tutto il lavoro, ma si sa, la madre degli stupidi è sempre incinta, per cui qualcuno è andato lì a spaccare, chissà perché, chissà credendo di fare qualche cosa, insomma. Comunque, eccoci qui di nuovo dopo la panoramica. Ecco, queste sono le targhe che sono costate sacrificio, perché vengono portate su a schiena e qualcuno, qualche maniaco, non so neanche come definirlo, sì, avrei dei termini militari ma forse è meglio che non li adoperi, e ha provveduto a spaccare a suon di mazzate eccetera, con un gusto che non lo so sinceramente. Ecco, nella panoramica intanto. E poi questo è un avviso come deterrente. Questo è per vietare raccolte o che cosa lì? No, questa qui abbiamo messo su Comune di Paluzza e Associazione Amici Alpi Carmi che i percorsi sono a rischio e pericolo del visitatore. È un avviso perché sì, il Freikofel è facile da arrivare, non proprio facile. C'è qualche passaggetto che bisogna stare attenti. Non bisogna essere alpinisti, ma neanche uomini della strada, insomma, bisogna sapere dove mettere i piedi e come camminare in montagna, e quindi una misura di garanzia, di dire attenzione, chi cammina qui deve prestare molta attenzione. Ecco qui invece questa trincea che è molto importante, Lindo. Ecco, questa è la famosa trincea scudata. Perché la chiamiamo scudata? Perché nelle feritoie sono ancora incorporati gli scudi d'acciaio con le finestrelle che si possono chiudere, e è stato quasi ultimato il lavoro di ripulitura, vi abbiamo posto anche lì delle tabelle. E quella trincea ieri, l'altro giorno, ecco, qui invece abbiamo due speologi di Trieste che ci stanno facendo i rilevamenti per creare una cartografia del Freikofel, perché purtroppo non abbiamo in mano nulla, come sono posizionate le opere campali, le taverne eccetera eccetera, e volontariamente da Trieste sono venuti su. Però questi sono sulla integra, sono sotto. Quelli sono alla due piani adesso, alla due stanno piani. Facendo i rilevamenti alle due piani. Qui siamo sempre invece, vediamo infatti sullo sfondo la trincea scudata, questi sono i volontari di Ampezzo, che noi, tu lo sai meglio di me, che li chiamiamo i Caterpillar. E no? Mi è venuto da ridere quel giorno che erano lassù, a un certo punto Foraboni, poverino, non abituato a maneggiare
picchi e picconi e questo e quest'altro, arriva giù al campo e dice: uffa, veramente non ne posso più. Come si fa a star dietro a quelli là? Ma quelli lì sono dei mostri nel lavoro lì, cosa lì stanno ribaltando la montagna, per quello. Ecco, quello è il mio ring, no? Quello è il mio ring di canottiera. Ecco, quello lì stanno ribaltando. Quello era mio sergente, Ugo Vizza. Ecco, quello è un tratto di muraglione ricostruito l'anno scorso a secco. E qualcuno si era divertito, probabilmente col metal detector, ha notato la presenza di qualche cosa di metallo, niente, ha buttato giù un muraglione e questi qua adesso l'hanno ricostruito. Ecco il Tarso Alpini, lo stemma del Tarso Alpini. E infatti a costruire muraglioni a secco ben poche ne sono capaci, perché oramai... Sì, bisogna avere anche il mestiere per fare questo. Loro hanno un'esperienza veramente formidabile, sono dei muratori eccezionali che è difficile trovare. Poi guardi, Miurin, se meglio di me, è un geometra. Quello che sta alle sue spalle è un grosso impresario edile, anche lui, no? Per cui si danno da fare un po' tutti quanti, no? Hanno un'esperienza non differente. Ecco, continuiamo a osservare volontari che operano, chi in un campo, chi nell'altro, sia a pulire le trincee, oppure di sodare anche dei terreni, dei prati, per vedere come passavano le trincee, quali percorsi avevano. E poi qui nel Freikofel è una cosa molto importante, ogni trincea poi si ricollega con un ricovero che è fatto in genere da una grotta, purtroppo delle terrazze in cemento armato sono crollate, delle coperture, però le grotte sono praticamente integre, solo il legname, logicamente, le tavole che rivestivano le pareti di queste caverne adesso sono veramente sbriciolate, ridotte in malarnese, ma d'altronde bisogna pensare che tutte queste grotte, tutte queste caverne dovevano essere rivestite, perché gli alpini in turno di combattimento di prima linea lì rimanevano a dicembre piuttosto che a febbraio, o a gennaio piuttosto che a marzo, con metri e metri di neve. Ricordo che il 16, dalle cronache e dai diari storici, è stato un anno particolarmente nevoso e qui i metri di neve si sprecavano, soprattutto sotto la vetta. Nella vetta no, perché il vento porta via, eccetera, però il gelo, il freddo, eccetera, rimaneva. E pensate, questa gente che doveva rimanere per mesi interi a combattere, qui invece di combattere i volontari sono in un giusto momento di riposo e stanno usufruendo della organizzazione logistica e quindi sicuramente del piatto di pasta asciutta che non manca mai. No. E questo è il bello, perché il signor Creppi si è portato da Novara, non so se 5-10 kg di riso del migliore. Allora andiamo. Conoscono, no? E allora ho voluto fare una specialità, adesso vediamo. Eccolo lì, difatti. La paniscia. La paniscia. Spiega tu cosa hai messo dentro, certo. Lì, perché basta mangiare un piatto di quello, ce n'hai abbastanza, certo. Che ne avanza ancora. Sì, memori in effetti del successo dell'anno passato, in quanto anche l'anno passato l'abbiamo fatto, abbiamo riportato su il nostro prodotto tipico della nostra zona, che è il riso, con tutti gli ingredienti per fare nuovamente la paniscia, visto il successo. E anche quest'anno ho visto 25 persone, abbiamo detto ciao, facciamo. È un piatto proprio tipico della nostra pianura, che è la base, il riso, come dicevo, che viene poi diciamo cotto con del brodo vegetale, che è composto prettamente di verze, di fagioli, cipolle, carota, e questo riso viene fatto brustolire prima
prima di essere messo con questo brodo, con del salame d'aduia, si chiamano, sono dei salami di maiale che vengono messi sotto grasso affinché restano morbidi. Viene fatto questo soffritto, cipolla e salame, e poi si aggiunge questo brodo vegetale e salta fuori con questo pesce. Era il piatto dei contadini della bassa provincia novarese, in quanto in inverno, quando dovevano affrontare anche loro, mettere le tame nei campi, preparare i campi per la primavera, era un piatto ricco perché aveva dentro salame, aveva dentro riso, aveva dentro fagioli, quindi proteine. Aveva tutte le calorie, necessarie unico, per lavorare. Unico, giustamente, certo. E sembra sia piaciuto anche questa volta, quindi ecco, io sarà vorrei... una caratteristica, sarà invitato anche lei l'anno prossimo. Bene, ci sarò veramente con piacere. Certo. E, qui vorrei solo evidenziare che abbiamo visto gli alpini lavorare, abbiamo visto i volontari darsi da fare in diverse situazioni, nelle gallerie più che nelle trincee, eccetera, ma quando è il momento poi del relax, ogni comodità deve anche essere garantita, e quindi da un buon piatto caldo a un momento di allegria, un bicchiere di vino, al caffè e per stare anche un momento assieme, per socializzare, perché è bello anche stare così e passare e fare amicizia con tutti i vari gruppi. Ecco, qui è un momento poi, se sono alpini non può mancare il canto, e quindi sicuramente è un canto di alpini, e su questo non ci piove, per ricordare un po' anche le proprie esperienze, la vita militare, parlare male di qualche superiore, sembra che sia anche giusto, fare apprezzamenti, ma è bello così, è bello. La vita dell'alpino porta a questi momenti di comunione, laddove tutti si sentono veramente amici. E non esistono diversità di gradi, non esiste niente. Abbiamo visto un colonnello che lavorava di pala e di piccone come lavoravano tutti quanti gli altri, cioè il lavoro è uguale per tutti quanti, e questo è forse quello che fa la differenza del corpo degli alpini, degli alpini dell'ANA, che sono stati permeabilizzati, sono stati riempiti di questo spirito, di questo modo di essere, di vivere. È un modo di vita. Ecco. È finito il pranzo, mi sembra, e ritorniamo già, le donne continuano a lavorare, fanno loro, gli altri sono ritornati logicamente sui cantieri a lavorare, perché non si può mica, dopo il canto bisogna anche... Sì, devo precisare che in questa circostanza abbiamo la presenza anche di tre francesi, per esempio quello col cappellino azzurro, quella signora con la caffettiera e un'altra signora con... L'altro giorno ne avevamo su anche dei lussemburghesi e degli svizzeri, e lavoravano forte. Attenzione che adesso dovrebbe cadere la tavola sulla testa a Edo. Vediamo, questa è la nostra Corinna che si dedica allo studio, perché quest'anno gli è andato un po' male l'esame, sta studiando ingegneria e allora cerca di rimediare in quota. Signore francese. Quella è una baracca, ecco, questa qui.
che siamo stati costretti a costruire perché il materiale ingombrante praticamente dovevamo sempre lasciarlo all'esterno, sotto le intemperie, come il tavolame, cariole, tutta quella roba lì. E allora abbiamo ritenuto opportuno costruire questo precario. Un ricovero, magazzino. Che dove... poi naturalmente queste cose qui domani, quando avremo esaurito, avremo terminato, vengono tutte demolite, rimangono in piedi soltanto le strutture che esistevano durante la Grande Guerra. Ecco, questi sono sempre gli speleologi di Trieste, questo qui è Perito Guglia, e verranno su più volte nel mese di settembre in gruppi ancora più consistenti, perché l'anno scorso hanno provveduto a fare tutti i rilevamenti sotterranei, quest'anno fanno quelli in superficie. Ecco una panoramica di Aip. Sì, questa è la creta di Timau. E qui è l'interno del ricovero che è stato riattato da quelli di Ampezzo. Ci sono nove posti letto, infatti vediamo i materassini pneumatici, nove cuccette. C'è anche la stufa costruita sempre da quelli di Ampezzo a regola d'arte con i mattoni refrattari. Sì, bisogna dire che anche se lavorano solo d'estate, però siamo a 1750 metri e quindi non sempre la temperatura è amica e quindi è bene essere prudenti, premunirsi e avere di che proteggersi, perché la temperatura o le condizioni meteorologiche in quota cambiano abbastanza repentinamente e quindi bisogna riuscire a proteggersi. Ecco una vista del cielo. Qui invece è la mensa e la cucina nuova che è stata inaugurata proprio in questi giorni. È un po' il cuore della base logistica, perché è quella che deve servire a dare forza poi a tutti i volontari, non è che si può andare su e lavorare e basta, se non si mangia, e bisogna che anche mangiare sia di una certa qualità, senza andare nel lusso, ma avere almeno il necessario per poter. Qui è già tutta una serie di segnaletica pronta per essere posizionata nei vari cantieri e nelle varie opere di fortificazione mano a mano che vengono recuperate, e giusto perché chi arriva possa essere guidato, se non chiede una guida al museo della Grande Guerra, può girare anche autonomamente purché adotti le misure di prudenza che sono state esposte e che è molto importante rispettare. Ecco, quello che abbiamo visto poco fa è il nuovo gruppo elettrogeno che genera una potenza di 6-7 kW, indispensabile per muovere tutte le attrezzature che abbiamo. E volevo aggiungere che i seramenti di questa nuova struttura che abbiamo visto poco fa sono stati costruiti sul posto, cioè in una maniera diciamo rustica, però aderente al luogo. All'ambiente, al luogo, alle condizioni, a quello che vuole esprimere logicamente il museo all'aperto, che non vuole essere un kitsch, cioè una cosa fatta così tanto per fare, ma deve ricalcare quella che è la storia. Ecco, con queste riflessioni, con queste parole siamo giunti
al termine delle riprese fatte in quota. Agli amici non rimane che un ringraziamento per la loro disponibilità, per la loro, non so, così generosità di dare il loro tempo per un'idea. Certo. Grazie a Greppi Alfredo, grazie a Faraboni Alberto, grazie a Leonardo Luciano. Io mi auguro, spero che queste immagini li accompagnino nelle sere fredde d'inverno, accompagnino qualche serata assieme nei vari gruppi alpini, perché è molto importante. Mi auguro veramente di averli ospiti graditissimi, più che ospiti, amici graditissimi, anche il prossimo anno, sempre alle dirette dipendenze dell'immancabile Lindo Unfer. E tanti tanti auguri a voi, alle vostre famiglie, e grazie per tutto quello che voi avete fatto. Grazie, un grosso mandi a voi tutti. Ecco, questo è un bellissimo saluto. Bene, cari amici, cari amiche e cari amici, siamo alla fine della nostra trasmissione. Grazie per avermi seguito. Vedete che è un'esperienza veramente grande, è un'esperienza da vivere, è un'esperienza che chi viene da lontano comprende il pensiero, comprende la filosofia che guida l'Associazione degli Amici delle Alpi Carniche. Facciamo anche noi un atto in più e diamo anche noi un po' del nostro tempo perché queste opere permangano a perenne testimonianza della nostra storia, della nostra cultura. Grazie per avermi seguito, appuntamento alla prossima trasmissione, sempre qui con Telealto Boot e sempre con la speranza di trovarvi in serenità e in buona salute. Mandi. Te cugine nere nere, tutti a torda al fogolar. E per nappe urle la buera, con la voce di un ciampaiar.